Il ritorno in vista 3. E ora che ho spezzato il muro, lo seleziono. Ci posso il delta cardinale pari a 1,59. Da quest'altra parte invece l'altezza è leggermente inferiore. Seleziono tutti i muri. Posso selezionare il muro destro e il muro sinistro perché hanno tutti e due lo stesso verso, come ci accorgiamo dalla direzione della freccia, quindi dobbiamo in questo caso impostare il valore del delta H iniziale perché la freccia va verso la gronda. E lo impostiamo pari a 1,30. Ripetiamo quell'operazione per quello centrale, andando però sul delta H finale. Bene, questo si conclude la modellazione del nostro edificio. Avete visto che è stato semplice modellare anche tetti a falda, insomma. Volevo illustrarvi un attimo le potenzialità grafiche di questa fase architettonica, che non sono di poco conto, insomma. Una delle funzionalità è quella la possibilità di tracciare un piano di sezione e vedere poi la sezione nella finestra 3D. Spostiamo la pianta del piano terra e andiamo a tracciare un piano di sezione in questo punto, definendo così la sezione 01. Facciamo anche una linea che divide una sezione trasversale. Come vedete è comparso nel navigatore la voce S01 ed S02 che è relativa alle sezioni che abbiamo appena inserito. Con un doppio clic sulla voce S1 la sezione viene applicata all'edificio e quindi è possibile vedere come questa sezione sia in 3D. Siamo alla finestra 3D, applichiamo l'orbita tridimensionale e vediamo il nostro edificio sezionato. Questo è un ulteriore strumento per verificare la correttezza della modellazione. È possibile anche selezionare la sezione e invertirla per vedere l'altro semispazio. E così possiamo fare anche per la sezione S2. Prima uno e poi il suo inverso. E poi la disattiviamo, in modo che possiamo rivedere di nuovo tutto il modello tridimensionale. E l'altra funzione che avete potuto vedere anche prima è quella di navigare l'edificio facendo una passeggiata al suo interno e esplorandolo da vicino. Prima di fare questo passiamo alla modalità render, che ci fa vedere le texture che avevamo definito per ogni materiale, così possiamo avere anche un'idea dei materiali che abbiamo inserito e che tutto sia stato fatto correttamente. E poi portandoci sul comando walkthrough possiamo navigare il nostro edificio, aumentare anche la velocità. Grazie.
facilitare magari la visualizzazione degli elementi strutturali, per non dimenticare qual è il nostro scopo. Questo, passerei a aprire un modello dove sono stati inseriti tutti i carichi per la realizzazione del modello strutturale. Vado sul menu file e apro tutorial 2. Questo è lo stesso modello che abbiamo visto prima, ma con tutti i carichi inseriti. Quindi faccio clic sul modello, sul crea modello strutturale, ci permette di passare, che è disponibile appunto nella scheda struttura, ci permette di passare dalla fase architettonica alla fase strutturale. Viene chiesto se vogliamo salvare il file, questo conviene sempre farlo per motivi di sicurezza, non si sa mai. Pochi secondi, il modello strutturale viene creato, spariscono le entità, muri, aperture, solai che avevamo visto prima e compaiono altri tipi di entità che sono i frame, i nodi, le aste, i nodi, i solai. Anche queste entità ovviamente possono essere selezionate e le proprietà sono disponibili nella property grid a destra. In questo caso ho selezionato un'asta, un maschio, appunto. Posso vedere subito quali sono i suoi assi locali, quindi l'asse X è orientato lungo l'asse, l'asse Y sul piano orizzontale e l'asse Z invece è l'altro asse complanare, quindi gli assi, diciamo, il piano XZ è sempre il piano complanare dell'elemento maschio. Sono disponibili tutte le proprietà, le caratteristiche, quali sono i nodi iniziali, il nodo iniziale e il nodo finale, i vincoli, i valori della snellezza, complanare e ortogonale, le zone rigide, altri valori per la resistenza e la capacità, armature e anche la possibilità di attivare o disattivare le verifiche per l'elemento in questione. Quindi, come vedete, tutte le proprietà che erano presenti nella vecchia versione sono rimaste, quindi dal punto di vista della completezza dell'inserimento dei dati non abbiamo nessuna perdita, anzi abbiamo aggiunto altre proprietà che vedremo poi in seguito. Quindi vediamo un attimo la possibilità di avere uno zoom su una zona del modello, uno zoom finestra, e andare ad individuare quali sono i delle aste, per esempio. Ecco, compaiono identificativi delle aste nel caso in cui volessimo andare a selezionare un'asta in particolare. È possibile tramite questi pulsanti andare a disattivare volta per volta gli elementi che ci interessano. Quindi voglio un attimo disattivare la visualizzazione per pannelli, che sono queste superfici gialle e rosse che chi ha usato PCE riconoscerà come i maschi, le fasce e sotto finestra. Li disattiviamo un attimo. Abbiamo solo adesso aste e solai, posso disattivare anche i solai. Abbiamo le aste e i nodi, quindi è possibile andare così ad agire su degli elementi molto più rapidamente, insomma. Selezionando anche un nodo, come abbiamo fatto per l'asta, sono disponibili le loro proprietà. Anche per i nodi sono disponibili i piedi. Torniamo alla visualizzazione per pannelli e con i solai. Farvi vedere le altre tipologie di colorazione che sono quella per materiale. Così possiamo essere sicuri di aver fatto tutto correttamente, perché avevamo definito dei muri sottili come muratura di mattoni pieni, mentre i muri esterni erano mattoni semipieni. Questo lo possiamo verificare anche rapidamente dal colore. Passiamo alla visualizzazione per piano. Gli elementi di ogni piano sono colorati.